Tre anni della biblioteca, sono tanti, sono pochi. Beh, penso che la si possa definire come tre anni pieni di soddisfazione per questa nostra biblioteca. Iniziata subito nei primi due giorni di apertura con una folla da centro commerciale, sembrava di inaugurare un centro commerciale, invece a Scandicci inauguravamo la biblioteca. E questo è un fatto che ci deve rendere orgogliosi tutti, non solo il sindaco ma tutta la città. C'è una città che sta in fila per vedere la sua nuova biblioteca. E poi è ricca di soddisfazioni questi tre anni per le iniziative, per l'affluenza, cioè l'essere diventata ancora più di prima un punto di riferimento per l'attività culturale, per l'attività anche di socializzazione dei ragazzi, anzi dei bambini. Oggi la festeggiamo con i bambini di tre anni, con i bambini più grandi, con i ragazzi e con le ragazze. Insomma, sono solamente i primi tre anni, quindi tanti auguri alla nostra biblioteca e grazie a tutti coloro che ci lavorano. Tre anni di biblioteca e non sentirli. Che cosa è stata la biblioteca per te? Un posto per studiare? La biblioteca è stato un posto per ritrovarsi con gli amici, per studiare, condividere esperienze. Cosa è stata per me la biblioteca? È stato un luogo importante, diciamo, per questi ultimi tre anni, in quanto mi ha dato la possibilità di studiare, conoscere molte persone. Un posto dove studiare? È una domanda o una affermazione? E poi c'è il silenzio, ti dà la possibilità di studiare in maniera convinta. Ma io sono venuto semplicemente sempre a prendere i miei film. Che cosa farà da grande la biblioteca? Potrebbe connettersi a internet tutti i giorni. La biblioteca da grande dovrebbe mettere dei tavolini fuori per studiare, rosa, con i ferellini rosa, perché così incita le femmine a studiare. Ma io spero che in futuro ritornino i libri con le figure che escono fuori, cartonate, perché erano molto belli. Ma cosa farà da grande la biblioteca? Considerando che è piena di libri. E che fa da grande? Questa è bella, ti dico. Veramente fra un anno fra quattro anni. Fra un anno fra quattro. Secondo me dovrebbe essere un po' più tecnologica e quindi magari con computer e libri magari aggiornati su cose recenti come le novità sulla fotografia. Parliamo di Platone. Spiace. Brava. E te puoi... Ma chi è Gaetano? Dai, Mio nonno? Cioè, da dove siamo Gaetano? È quello che sta sempre lì all'angolo a guardare il film. È lui. È l'amico di Simo. Io lo so. Sì. Sì. Gaetano è il bibliotecario più simpatico che ci sia. Il bibliotecario, spara a caso uno dei bibliotecari. Tizia Lentata. Grazie biblioteca, tanti auguri. Tanti auguri biblioteca. Dove? Tre. Tanti auguri biblioteca.